tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, come avete visto, stamattina abbiamo fatto un po' di compiti, li abbiamo fatti anche ieri pomeriggio, ma io ero di sopra con Pia che la facevo dormire e quindi e poi ieri non stavo girando il vlog, quindi non l'avete visti, però li hanno fatti anche ieri. E adesso sto preparando il pranzo, niente di che, facciamo un po' di pasta con l'olio e il formaggio. Domani, no, giovedì, anche se sono un po' indecisa se andare giovedì, però giovedì vado a fare la spesa perché per Capodanno e per i giorni che vengono dopo, fino a praticamente domani siamo a posto con quello che abbiamo in casa, così almeno non dobbiamo uscire. E poi giovedì oltretutto devo anche portare Pia a fare il vaccino. Qui ha nevicato di nuovo, come in gran parte, penso, non dico tutta Italia, però quasi, ieri. E adesso poi dopo vi faccio vedere la neve, anche se praticamente se n'è andata, però ormai è tutta rovinata. E niente, sto preparando qua la lista della spesa col menù. Mi mancano solamente le ultime 3-4 verdure da accompagnare ai vari piatti. Maurizio è a casa, non è andato a lavorare, doveva rientrare lunedì perché ha avuto un attacco di gotta, di nuovo, gli è gonfiato un ginocchio, ce l'ha enorme, e niente, quindi abbiamo chiamato il dottore che gli ha dato i giorni fino a giovedì per adesso e gli ha dato delle medicine da prendere apposta per la gotta. E quindi infatti sta dormendo sul divano perché non riesce a camminare, quindi venire fino sopra nelle camere sarebbe troppo, comunque, soprattutto per scendere nel caso dovesse andare in bagno. Ecco, fa la scala che non riesce a camminare, dovrebbe farla con il sedere, praticamente arriverebbe in bagno che ciao tanti saluti. Quindi sta dormendo sul divano, ieri sera ha dormito sul divano, io ho dormito con Giorgia e niente, basta. Quindi questa è la situazione al momento. Stavo guardando il video che ha fatto mia sorella dove faceva vedere come prepara la zuppa di miso, è veramente brava, io non ho te, cioè noi siamo tanti e fare queste cose qui per tante persone come siamo noi mi viene il panico, poi col fatto che Gabriele deve mangiare senza glutine ancora di più. Quindi adesso piace tanto cucinare anche a me, solo che se faccio tutto senza glutine, ok, se invece devo fare con glutine, senza glutine mi passa un po' la voglia, perché comunque devo stare attenta alla contaminazione e tutte queste cose qua, poi per certe cose le ricette non ci sono e quindi diventa stressante. Comunque adesso vado a preparare da mangiare, così mangiamo, che dopo viene su che deve venire a prendere un pacco che erroneamente ha fatto arrivare da me, ma invece doveva arrivare a casa. E quindi vengono su anche con la mamma, così ci vediamo appunto prima della fine dell'anno e passiamo qualche ora insieme, anche i bambini così giocano un po' e tutto quanto. Luca comunque si è ripreso, non stava tanto bene in questi giorni, però si è ripreso bene e quindi tutto ok. Perciò niente, ci vediamo dopo, adesso vado a preparare da mangiare, se no mi tagliano la testa. Ma dov'è? Madame? Nonna? Alla fine poi lì mi devi sedere, no? Aspetta, ragazzi, no, devo dire solo un grande... Io! Maurizio, tu hai la borsa verde, per piacere, dietro di te. Lo faccio io! Mettila la... Allora dai, mi scusi, fai il fallo, Vedia! No, quella no. Così, mia mandorla qua, e 102 sotto, l'edificio scala. Vedia!
Oggi in cucina c'è un ospite speciale, c'è la nostra piozzina. Ciao amore, ciao piccolina. Mangi, cosa mangi? Le patatine sono buone? Sono buone le patatine? Sì? Allora, qui c'è la cucina da pulire, dopo cena do una bella sistemata. Devo pulire anche la cappa che è un po' sporca, appiccicosa. Qui sto facendo andare gli spinaci, perché per cena farò la frittatona di spinaci con le patate al forno. Quindi faccio andare gli spinaci e intanto pelo le patate e le faccio a pezzettini. E adesso riporto Pia, che è qui con me, la porto di là in sala con gli altri, così almeno io posso tranquillamente pelare le patate. Mia sorella è appena andata via e niente. Pia, cosa fai, amore? Mangi? Ma che mangiona! Hai fatto anche un bel pisolino, vero? Sì, bella questa bimba. Sembra una scappata di casa, questi capelli. Non tiene le mollette, gli elastici. Se ne leva subito appena gliene mettiamo. Un po' di più quando usciamo, ma in casa proprio le danno fastidio. Vabbè. Vado a pelare le patate. Ciao ciao. Glielo dici ciao? Stai masticando adesso. Che bella cazzo. No, no. Cioè, il tuo è un po' razzismo, eh? Razzismo, ma loro ce l'hanno lì vicino alla stufa. Vuoi abbassare? Bimbo, bimbo. Abbassa di tu, Gabriele. Ma perché devo abbassare? Volete entrarci dentro? Dai, cane. Ragazzi, io gioco con la Wii. Ci devo fare un po' da tutto. Preparare la cena.
Allora, le patate sono pronte da infornare, le ho condite con l'insaporitore di patate, per patate questo qui, e niente, e quindi sono pronte. Qua c'è la frittatona pronta da infornare, qui ho delle altre patate che andrò a far bollire e le teniamo o per stasera se qualcuno le vuole o se no per domani. Quindi inforniamo tutto così almeno cuoce. Intanto sto guardando Issima 91 nel video che ha messo insieme a Diego dove fanno il mukbang di dolci, diciamo, natalizi. E boh, basta così, tanto per tenermi compagnia mentre cucinavo. Perché da pulire per il workout? No, c'è scritto al clean check up. Cap cap. Al clean clap clap.